Il girone D invece continua ad essere dominato dallo Skill Legion. Skill Legion che va a vincere 3-1 a Soveria Siberi, ma credo che il tecnico Bertolotti se la sia dovuta sudare questa volta e certamente si è fatto sentire dai suoi ragazzi nell'intervallo, perché stava rischiando di perdere. Infatti il gol di Prudente al 32esimo del primo tempo aveva portato la squadra di casa, il Real Soveria, sull'1-0. Poi in 20 minuti ci pensano Torchia, Carello e Alessandro Megna a ribaltare il risultato e a portarsi sul 3-1. Fatto sta che con questo risultato adesso lo Skill Legion si porta a 9 punti di distacco sulla seconda, in quanto il Goodfellas, che era distaccato di 8 punti domenica scorsa, ha dovuto fermarsi per il turno di riposo e quindi viene anche quasi agganciato dal Vigor Catanzaro che batte il Life Simeri Criti. Non va al di là invece dello 0-0 in città di Soverato, che sperava probabilmente di agganciare il treno dei playoff contro l'ultimo in classifica. Così non è stato, 0-0 il risultato finale, che lascia la squadra al sesto posto con 14 punti, bene, solo 3 i punti di distacco dalla seconda, però era questo, credo, una giornata su cui i tifosi speravano di poter contare per agganciare appunto le posizioni alte della classifica. Invece va bene allo Staletti, che batte 3-1 il Real Janò, si porta in settima posizione a un punto dalla città del Soverato e quindi spera anche in questo caso di poter recuperare le posizioni di testa. 4-1 del Real Cropani sulla Kennedy, e quindi la squadra del Kennedy rimane in penultima posizione. Sappiamo che in terza categoria non si può parlare di zone basse della classifica, in quanto non c'è retrocessione chiaramente, però è un po' una cosa di prestigio chiudere all'ultimo o al penultimo posto.